Vi parla Piero Cipardo, con me c'è Stefano Nava, siamo pronti a vivere l'emozione di questa amichevole. Ibra. Pagli. Pericolo, ecco il tiro. Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Sarà tiro dalla bandierina per il Barcellona. Suarez. Palla liberata direttamente in out. Messi. Guadagna metri verso l'area. Intervento ruvido ma corretto. Attenzione, e c'è la grande parata. Iniesta, Iniesta, c'è il gol di Iniesta. Il portiere non ha potuto nulla e dunque il pallone è finito in rete. E qui c'è grande senso della posizione, uno spiccato fiuto del gol, facendosi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, pronto per ribadire in rete dopo la prima respinta del portiere. Prova il contrasto. Rakitic. Arriva all'intervento dell'arbitro. Punizione. Ammonito il giocatore della Francia. Può condizionarlo questo cartellino? Credo proprio di sì. D'ora in avanti dovrà evitare altri interventi di questo tipo. Rakitic. Messi. Lacazette. Palla recuperata dagli avversari. Rakitic. Cerca la rete e c'è il gol del Barça. Sembrava una partita equilibrata sulla carta con due squadre che si equivalgono, ma insomma se guardiamo le conclusioni in porta non si vede. Hanno concretizzato la loro superiorità al tiro con questo bel gol. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Intervento efficace. Suarez. Messi. C'è spazio davanti a sé. Prova a sorprenderlo. Il gol del Barcellona. Il Barça ha messo una grande ipoteca sulla vittoria con questo gol, l'ennesimo di una gara perfetta. E adesso hanno la partita in pugno. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Suarez. Prova la botta. Una rete bellissima, proporzione pesante adesso. Questa può essere la rete che chiude definitivamente i conti a favore del Barcellona. E non escludo nemmeno che possano segnarne altre. Un contropiede da manuale, chiuso con freddezza da Luis Suarez. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Suarez.
Il Barça è senza dubbio fra le squadre più spettacolari dell'ultimo decennio, calcio veloce, offensivo. Parte il tiro, grande parata su Messi. Punto di battuta del calcio d'angolo. Gunnarsson artiglia bene il pallone, palla vagante adesso. Suarez, occhio al contropiede, ecco il tiro, Luis Suarez, è arrivato il gol. Gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma, gli avversari devono marcarlo meglio. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Iniesta. Grande difficoltà difensiva qui. Grossa. Ecco il tiro. Hanno trovato nuovamente il gol. A segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Sacco, Giro, guarda il movimento in area. Non ha dubbi l'arbitro, c'è l'ammonizione. Sanzione giusta, questo è il mio punto di vista. Fallo veramente brutto. Suarez. Suarez evita il contrasto. Prova a andare, attenzione, prova! Segnano ancora, davvero straordinari. Ecco il replay dell'azione che li ha portati al gol. Grande fiuto del gol per l'attaccante, che è stato bravo ad avventarsi per primo sul pallone, respinto dal portiere e a farlo secco. È una gara a senso unico questa ormai. E alla fine del primo tempo questa partita sembra veramente non avere storia. Fin qui è stata decisamente una partita. Molto grande la differenza di valori per pensare che in questo secondo tempo possa cambiare qualcosa. Vediamo. Suarez. A me pericolo, ecco il tiro, palla ancora lì, una parata incredibile. Pogba ha un'autostrada a disposizione, ha spazio, prova e c'è il gol della Francia. Non credo ci siano dubbi su chi vincerà questo match, bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale. Suarez cerca la rete, Luis Suarez, è arrivato il gol. Comincia a diventare molto pesante la situazione per gli avversari. Pierluigi, siamo arrivati a livelli imbarazzanti. Il divario nel punteggio è tale che davvero sembra assistere a un incontro fra squadre di categorie diverse. Cerca la porta, poteva essere l'occasione perfetta per tornare in partita. Fortunatamente nulla di grave, ce la fa a continuare. Sta rientrando proprio adesso Pierluigi. Busquets.
direttore di gara concede il vantaggio. Sembra la scelta giusta. Gran palla questa, occhio alla botta, e qui il gol importante che non cambia la sostanza e la distanza dagli avversari. Una partita che fin qui ha visto davvero una sola squadra in campo. Ecco il tiro, c'è la rete che allarga la distanza con gli avversari. Rivediamo il gol che aumenta ulteriormente il margine di sicurezza. Li stanno umiliando, Pierluigi. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Perde palla. Busquets. Supera l'avversario. Prova ad andare. Occhio al rimbalzo. Bravo a intercettare questo pallone. Non era facile. Chiaro che se non si sfruttano occasioni come questa, poi è difficile rientrare in partita. Vermaelen. Messi. Si inserisce bene e recupera. Suarez. C'è spazio davanti a sé. Gran tiro. Un gol fantastico di Leo Messi. Due gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma. Gli avversari devono marcarlo meglio. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Lionel Messi. Suarez. Punizione fischiata contro il Barcellona. Pogba. Salta bene il difensore. La casetta. Perde palla. Suarez. A metri a disposizione. Può andare via da solo. Parte il tiro. Prova a colpire. Deviazione sfortunata del portiere. Palla che finisce in rete. Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Non credo ci siano dubbi su chi vincerà questo match, bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale. Lottano per conquistare il pallone. Prova, in porta, non riesce a bloccare, attenzione. Messi. Fa lo sciocco che concede una punizione davvero invitante. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare, Pierluigi?